Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas! L'anno sta finendo, io sto un po' tirando le somme di cosa voglio portare qua su YouTube, ragazzi, voglio assolutamente portare più vlog. I vlog tendenzialmente saranno sempre vlog giornalieri, quindi parte la mattina, finisce la sera, anche per dare, diciamo, un senso cronologico alle cose che accadono. Oggi è il 24 dicembre, io in questo momento sono a Rimini, a casa dei miei genitori, e ovviamente passo il Natale con la mia famiglia. Sono super contenta, io amo il Natale da sempre, è una festività per me bellissima perché è una tradizione di famiglia, si sta tutti insieme ed è praticamente tutti si fermano, nessuno pensa al lavoro, ci si ferma a mangiare insieme, a godersi il tempo insieme. Il Natale ci costringe a fermarci, a riflettere sulle cose, cioè almeno per me, sulle cose che per me sono davvero importanti. Comunque, ora che ho aperto il vlog, mi rendo conto, ragazzi, di non avervi fatto ancora vedere. Questo è il primo video in cui mi vedete con questo nuovo taglio di capelli. Cioè, raga, non avete capito, sono cortissimi, cortissimi. Cioè, io non li ho mai avuti così corti, arrivano praticamente al seno. E devo dire che mi piace, visto così, ho fatto anche le curtain bangs, belle cortine, ma non riesco ancora a fare lo styling al top. Oggi è stata la prima volta che l'ho lavata da sola e da quando li ho accorciati. E per ora devo dire che li terrò così, con questa acconciatura, con queste pinzettine laterali, sono le mollettine, quelle classiche, e starò così. Il colore non l'ho fatto, sono proprio i miei capelli naturali con le schiarature che avevo già dall'anno scorso praticamente. Ditemi assolutamente cosa ne pensate, se vi piacciono o meno, anche perché vi giuro, per me vedermi con i capelli così corti è stato uno shock all'inizio. Cioè, per i primi 2 giorni, ogni volta che passavo davanti a uno specchio mi faceva davvero, davvero strano. Ora magari ve li faccio vedere meglio. Scusate il caos dietro, ma dopo devo fare un mega decluttering. Comunque sono così, cioè, non so se vi ricordate, raga. A me, io me li vedo davvero corti rispetto a come erano prima. Vedete? Ditemi cosa ne pensate. Ecco, prima mi arrivavano qua sopra l'ombelico e ora sono così, al seno. Altra cosa che voglio farvi vedere sono le mie unghiette natalizie. Io quest'anno ho iniziato a farmi la casa da sola col semipermanente. E amo farmele da sola perché, a parte che risparmio veramente un sacco di soldi, vi giuro, stavo guardando tutte le spese degli scorsi mesi e cioè, ogni mese erano 30-35 euro che andavano via minimo. Quest'anno le ho fatte così per Natale, sono semplici, naturali, ma col glitter rosso. Scusate il casino dietro, ma sono cose che devo donare. E devo dire che sono carine, mi piacciono. L'unica cosa è che forse avrei fatto anche una base di smalto rosso French e poi sopra applicare i glitter rossi. In questo caso ho applicato solo i glitter direttamente e forse mi sarebbe piaciuto un po' più pieno il colore. Vabbè, però sono soddisfatta. A parte questa che sono tornata a casa ieri da Milano a Rimini, mi ci ho preso dentro, mi sono fatta anche male e mi si è sbeccato subito, quindi vabbè, la toglierò e la rifarò. Sono super soddisfatta e le mie unghie fatte a casa da sola mi durano veramente tantissimo, proprio come dall'estetista. 3 settimane anche, ma anche di più. L'ultima volta mi sono durate veramente un sacco, anche un mese. Non sono le mie unghiette di Natale, fatemi sapere se vi piacciono. L'outfit di oggi, ragazzi, è super super cozy perché voglio stare in casa, impacchettare gli ultimi regali, insomma, mi voglio rilassare in queste vacanze. Outfit super cozy è bianco, total white, infatti prima ho mangiato le tagliate, avevo paura di sporcarmi. Comunque, questo è il pantalone che indosso, è peluscioso con stretto sulla caviglia ed è di Shein, l'avevo preso tipo 2 anni fa, mi pare, quando appunto ancora collaboravo col brand. E questo è un maglioncino super super cozy con questa bellissima trama, trecce un po' invernale, caldissimo di Primark, anche dentro è felpatino. È molto molto caldo, infatti vi dico la verità, sto anche avendo un po' caldo. E sotto ho portato le mie ciabattine da Milano a Rimini e queste qua ho deciso che le terrò qua a casa dei miei, perché poi a Milano ne ho un altro paio. E sono loro, super super cozy, le amo follemente, all'interno sono tutte pelusciose. Mi sento come se indossassi Yag in casa, che per me è la best sensazione ever. Vi metto il link giù perché sono di Amazon e ve le straconsiglio. Io ovviamente me le sono comprate, ve le avevo subito consigliate perché sono pazzesche. E PS, adesso il look è così da casa, ma stasera faremo l'outfit della vigilia insieme, lo decidiamo insieme. Il look, capelli, decideremo look, capelli, trucco, insomma. Vi farò vedere. Stasera sarò a cena dai genitori di Filo, facciamo sempre così per la vigilia, ormai è diventata una tradizione da quando stiamo insieme, sono molto contenta, anche perché i suoi sono dolcissimi. Ovviamente ci sarà un momento scambio regalini, ho fatto anche dei regali a loro e tutto. Sono contentissima. Bene, ora procediamo con la giornata.
Allora, ragazzi, oggi devo impacchettare gli ultimi regali, quindi dopo lo faremo insieme. Comunque, io voglio far vedere l'albero dei miei, che è bellissimo! Mia mamma, tra l'altro, è qua di fianco a me, mamma brava. È stupendo, ma poi quest'anno abbiamo un sacco di regali. Perché è anche il tuo compleanno. Sì, giusto, è anche il mio compleanno il 27 dicembre, come vi dicevo, quindi mia mamma si è sbizzarrita. L'unica cosa che non ha impacchettato e che notiamo sono i regali di Nicole P. Ho dei super regalini, anche regalini da parte mie amiche, non ho idea, qua c'è un mix di cose, non so cosa è mio, cosa no. E questi sono due regali speciali che stasera aprirò anche con voi. Sono di questo di Chiara e questo di Marianne, questo qui è il suo bigliettino. E ragazze, so che starete vedendo questo video, vi ringrazio di cuore. Ci siamo incontrate per l'evento di Natale che avevo organizzato per Glicine e ci siamo divertite un sacco, insomma, su Instagram, se mi seguite lì avete seguito tutto, è stato bellissimo. E mi hanno fatto questi pensierini, poi guardate che carina questa carta di Chiara, cioè con i canetti. Amo! Quindi sono super grata di avere anche questi due regalini, sono speciali e li apriremo insieme anche loro stasera. Eccola mami! Ciao! No, volevo dire che noi abbiamo la tradizione di aprire regali sempre la notte. Cioè stasera, che è la vigilia, appena scatta la mezzanotte, appena tutti torniamo a casa. Non si va a letto finché non si sono aperti tutti i regali, mangiato il panettone. Ah raga, prima di impacchettare gli ultimi regali insieme, volevo farvi vedere che mi sono arrivati dei regali speciali da parte. Uno di Motta, super dolcini, perché mi hanno inviato i loro 3 panettoni iconici. Oh, raga, non vedo l'ora di mangiare lui. L'originale cioccolato, guardate che bello quel pack che ha tutto la sagoma, diciamo, del Duomo di Milano, perché Motta è di Milano. Bellissimo, questo sicuramente domani a colazione lo mangeremo, oppure anche stasera appunto per la vigilia. Questi qui, questo è il Gran Soffice, questo è l'originale, quindi sono super super felice. Stasera ne porterò uno dai genitori di Filo e poi anche dagli amici di Iper la Grande I, perché io ragazzi, se seguite su Instagram forse l'avete visto, comunque ho lavorato tutto quest'anno con Iper la Grande I e mi hanno fatto un regalino di Natale, il loro panettone artigianale che si trova appunto in vendita nei loro supermercati, ipermercati. Hanno anche messo questo bigliettino, quindi io super contenta. E tra l'altro hanno messo questo fiocchettino. Sì, dietro c'è la bottiglia dell'Interclub, perché mio babbo fa parte tesserato dell'associazione Inter. Io raga non ci capisco niente di questa roba. E hanno inviato il spumante e il panettone dell'Inter. No comment, no comment. Comunque ieri raga a Milano ero in giro con mia mamma a fare gli ultimi giri di shopping e mi sono fatta questo regalino, Nabla Close Up Lip Shaper. È una matita labbra. Eccola qua, è la numero 3. Raga, eccomi qui. Allora, ho pranzato, ho sistemato tutto, ho sistemato un po' di robe che dovevo sistemare da ieri quando siamo tornati a casa, perché avevo un po' di valigia da disfare, da sistemare. Ma ora, un momento che stavo aspettando, perché io devo dire che mi rilassa un sacco, ovvero il momento dei regalini. Questa è la mia postazione, letteralmente ho occupato tutto questo spazio, questo tavolo, a casa dei miei. Devo fare un sacco di regalini, impacchettare. Questi sono alcuni già impacchettati, queste sono le carte regalo che gentilmente mi presterà mia mamma. Devo impacchettare un po' tutto, anche queste sono la scatolina con tutti i nastri che ha mia mamma, queste qui sono un po' di cosine che avevo io a Milano portato su, regali vari, qui c'è un po' di situazione, cosine, e anche qua. Qua c'è veramente tantissima roba e alcune cose sono selezionate per le mie amiche per dei regali, però tante altre cose le voglio o donare oppure creare una tombola di Natale con i miei amici, le mie amiche, quindi per quello. Bene, direi di iniziare.
sono le 5, ho ufficialmente finito di impacchettare tutti i regali. Adesso vi faccio vedere come li ho impacchettati. Eccoli qui. Allora, non sono tutti, questi sono per i miei amici. Per questi li ho presi da Bath & Body Works e infatti mi avevano dato già le bustine, i sacchettini apposta, li ho sfruttati. Questi qui, poi qua sotto l'albero ci sono tutti questi. Questi qui con questa carta azzurra, anche sotto ce ne sono altri miei. E poi c'è questo, questo qui, questi qua per mia mamma sono. Ah, poi anche un altro è quello lì, sempre per amici. Questo per il mio fratellastro fratello. E tra l'altro mi piace come è venuto fuori, molto carino. Ho appena pensato che potreste chiedervi, ma caro, che regalo fai a Filo quest'anno? E la risposta è che io e Filo ci siamo regalati una notte in un hotel qua che ci piace un sacco tutte e due, con la spa 5 stelle, un hotel bellissimo, super moderno, io lo amo tantissimo. E quindi ci siamo detti, regaliamoci questa esperienza per Natale. Purtroppo non c'è niente da spacchettare quest'anno, però insomma c'è l'amore, l'amore c'è sempre tra di noi e quindi non spacchetteremo niente, raga. Però in realtà stavo pensando se magari scrivergli una lettera di Natale, penso che gli farò una letterina e gliela darò. Sono super super contenta, ma devo dire anche un po' stanca, adesso vado a fare merenda, non so cosa mangerò, adesso vedo. No vabbè raga, questo panettone, cioè è assurdo, è cioccolatosissimo, cioccolatosissimo, wow, wow, wow. Ragazzi, ora mi riposo un po'. Ho fatto appunto merenda col panettone che avete visto, molto buono. E poi verso le 7:30 devo essere a casa di Filo. Sono le 5:15, mi sto già riposando in realtà. E prima ci vestiamo insieme e ci prepariamo insieme per andare da lui. Magari verso le 6:30 inizio a prepararmi, ecco sì. Così non faccio tardi. Ecco qui la conciatura! Ho messo questi fiocchettini nelle spillettine, abbinato al rossetto rosso ovviamente e... ci siamo! Sono super soddisfatta, in realtà è una cena easy comunque in casa, dopo faremo un giro con i nostri amici. Sotto ho appunto i jeans, i pantaloni in similpelle e degli stivali. Adesso metto il cappottino rosso, il piumino rosso che ho, in velluto rosso, e la borsettina in vernice. Dopo vi faccio vedere magari il look finale, mi chiedo aiuto a mia mamma per farvi vedere bene. Comunque sono super soddisfatta di questa idea, vi giuro che è stato facilissimo realizzarlo, perché basta fare un piccolo fiocco nella forcina. Ecco anche il resto dell'outfit. Questo qui, vabbè, fa lo stesso, c'è la televisione, lasciamo stare. Questo qui era di Shein vecchio, questo qua è appunto la borsetta che vi dicevo di Amazon. Mi biscottini. Dopo gli facevo il buco, le mettevo all'albero. Me siete la mia famiglia. Pane quotidiano è un'associazione che c'è a Milano, l'ho vista una volta. Ripercorrete le guarda, guarda. Di qua. Ha paura lei, guarda. Ellie. Guarda. Il giochino, guarda. Qua, per te. Ellie. Oh, che carini. Guarda il tuo regalo. Ecco. Ti piace? Sembra di sì. E vai. Ecco, via, subito. Mangia l'omino di pane zenzero, vai! Filo! Già rotto! Vi avete visto la puntata numero 3? Si deve bere freddo con questo. Sono tornata a casa, allora in realtà prima sono andata a fare un giro, sono andata a fare un giro a Rimini con i miei amici, abbiamo mangiato il panettone insieme, ci siamo fatti gli auguri, è tardi, ma raga, i miei genitori sono rimasti ad aspettarmi per aprire i regali. Quindi, prendo i regalini, non so che fare, andrei per la mamma. Due per la mamma? Socio, due regali. Sì, sono andato per il papà. Ah, così? Boh, sì. Vedi, babbo. Devo mettere su terra? Boh, come vuoi? Cacca, olio. Wow! Pigiama? Sì, questa è la foto. Ma dai! Mi piace meno. Ecco, questo cos'è? Il regalo per la mamma. Mella da parte del babbo, mamma, te l'aspettavi. Questi sono i regali dei miei figli. Cioè, io e mio fratello gli abbiamo regalato il ragù, io. Il cinghiale, il ragù, Giacomo il cinghiale e io lo spec, sì. Perché mio babbo è un cinghiale. Sì, grazie.
Grazie, regalini che ha fatto mia mamma. Quel fiocco lo recuperiamo. Bello. Ah, sì. Anche cos'è? Oddio, oddio. Ancora un altro pacchetto. Zara, poi non Zara. Ti ha fregato, non Zara. È Zara. Non sempre. Vediamo un po'. Ah, è una tuta d'oro. E questo è ovviamente... Bello. Bellissimo. Bello, bellissimo. Cos'è mamma? Vedi, qui che vedi il mio sacchettino sto personalizzato, per esempio, questo. Cosa? Sacchetto questo personalizzato. Sì. Cos'è? Cosa hai preso? Ah, hai preso qui. Aspetta, questo adoro. Profumo per l'auto. Sì, profumo per l'auto. Però non si sente. Un po' si sente. Poco. Sì. Buono. Pensate, che strano vederli dal vivo, vado. No, è super strano. Non senta? Vediamo questo. Così la vedi dal vivo bene com'è. Ricamata. Allora. Vediamo. Ta-da! Vediamo, vediamo, vediamo. Questa è arrivata così. Questa è arrivata così. L'avevo fatto vedere questo. Sì, sì, non di farlo, infatti. Guardate, guarda. Gira. Quindi vedi, lei la mette così. Allora, se dentro non è impacchettato bene, guarda. Non lo so, piano, io non lo so. Vediamo, vediamo. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai 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 ai. Cos'è? Cos'è questo così? Buttata lì. Impacchettato male, Chiara Ferragni Brand. Fattene. Questo niente, è un pezzo di carta. Poteva avvolgerlo. Per riempire di più la scatola. Per riempire di più e non farla muovere. Però questa è bellissima. È il set numero 9, quello per le feste. Il kit per le feste. Super carino. Bello. Allora, adesso apro due pacchi speciali, li apro qua, perché questo me l'ha fatto Marianna, che c'era all'evento di Glycine, mi ha fatto un regalo di Natale, dolcissima. Non mi aspettavo niente, ma appunto lei me l'ha fatto. Non dovevi farmi nulla, ma... Oh, no, vabbè! No! Lilla, che carino! Ottimo, c'è anche una saponetta! Guarda che bello! Questo va direttamente in ufficio! Scusa, ma quanto c'è? Pazzesca Marianna, è meraviglioso, guarda che dolcino, è bellissimo babbo. No, la mascotte, per ora sarà la mascotte dell'ufficio e una saponetta alla lavanda, super bella, ovviamente rigorosamente lilla, dolcissima, non me l'aspettavo, che bello, e questo bigliettino lo conserverò, grazie. E poi questo me l'ha fatto Chiara, che mi ha detto, caro, so che ti piacerà, mi piace un sacco, quindi vediamo. Ah. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, la sto prendendo. Vediamo, vediamo, aiuto. Ah, eyeshadow stick. Allora, è una matita di Kiko. Vediamo cosa ha scelto. Colore, ci sarà un colore. Ecco, 11. Anche lei lilla, grande, ombretto in stick, ma che figata, lilla, adesso non me lo provo perché è tardi, non voglio dopo scusare, bellissimo, Chiara grazie mille, cioè, è un'ideona questa qua, non vedo l'ora di provarlo, grazie, sono troppo grata veramente, non mi aspettavo niente, sono... Cioè, troppo ragazze, grazie mille. Ragazze, ho aperto un pacchettino, mia mamma mi ha preso la palettina Choose Me di Melissa Tani. Non me l'aspettavo, cioè mia mamma sul pezzo, brava. E poi mi ha preso questo colore bellissimo, che è Snob, bellissimo, brava mamma. Bene ragazzi, regalini scartati, vi farò vedere tutti i regali in un video dedicato. Questo è uno spoiler. E ora vado a dormire perché sono stanchissima. Buonanotte.
Buondì, buongiorno, buon Natale! Anche oggi vi porto con me e tra poco ci prepariamo perché è già mezzogiorno, all'una abbiamo il pranzo in un ristorante super carino, in realtà è più trattoria romagnola, quindi vi farò vedere tutto cibo buonissimo che si mangia qua in Romagna. Raga, stamattina ho preparato con mia mamma i premi per il bingo che faremo oggi pomeriggio da mia nonna. Vi faccio vedere! Eccoli qui, questi sono tutti i premietti e li abbiamo divisi per bingo. Decina, decina, questa è una cinquina, questi sono i jolly, perché metti che qualcuno prende, gli arriva qualcosa che non gli piace, gli do una barrettina di consolazione. Poi tombola e cinquina. Insomma, abbiamo preparato tutti questi premiettini e qua dentro la mia tote bag di glicine, io questa la strauso, ve lo dico, infatti l'ho fatta apposta, c'è il bingo vero e proprio con le cartelle, che sono queste qua. Insomma, tutto pronto per la giornata di Natale. E tadan! Outfit pronto, sono prontissima. Ho fatto abbastanza veloce, non vi ho fatto vedere l'idea, ma eccola indossata direttamente, ragazzi. Mi piace un sacco. Acconciatura così, senza fiocchettini oggi. Mi piace anche un sacco la lip combo che ho, dopo ve la faccio vedere meglio. Borsettina sempre quella di ieri, ma io ho aggiunto il tocco del fiocchettino, che ho letteralmente attaccato da un fiocchettino in raso, che riprende le scarpe, che sono brillantinate. Scusate il casino, come sempre. Le scarpe sono di scarpe, ve le avevo mostrate anche su Instagram perché ho fatto una collaborazione con loro lì, le amo. E questo è il vestitino che ho deciso di indossare, il vestitino senza maniche, molto carino, anche fresco, così almeno non sudo, con un blazer nero sopra per smorzare un po' il look che comunque potrebbe essere serale o comunque molto elegante. Che dite, vi piace questo look? E soprattutto, ragazzi, vi è piaciuto più il look di ieri, della vigilia, oppure il look di oggi? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa. Quindi io prontissima e ora si va a pappare. Ecco qua. Vitali, scrivici. Sono Roku. Diciamo che l'aiuto del presidente sta diminuendo. Col libro di cacca pupù. Cappelletti. Benvenuta. La preside. La prima maestra. Ho fatto un fiocchettino alla mia cugina. Io amo queste cose. Bellina. Ora siamo dalla nonna dopo pranzo e scambiamo i regali, ci rilassiamo, infatti c'è un sacco casino perché ci sono tutti i miei parenti. Arriva! Ok! Grazie, vai! Particolari, più particolari! Ma è una cosa bella, è una cosa... Bella! Bellissimo! Metto quelli trasparenti, non butti dentro. Gira, 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 eccolo! Siamo alla tombola! 40! Vincerò? Non lo so. Ci siamo tutti i metri di regalini. 27! 27? Non ce l'ho. Ah sì, oh, ma non qua tu!